Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, anche se la maggior parte dei veneziani, circa 7 su 10, trascorrerà il prossimo fine settimana a casa e in famiglia. A dirlo è una ricerca della Confesercenti. Nonostante la crisi, i veneti e i veneziani decidono di spendere, anche se un po' meno, poco meno rispetto all'anno precedente. La maggioranza passerà ovviamente la giornata di Pasqua a casa, nel tradizionale pranzo pasquale. Una percentuale di circa il 7-8% comunque andrà al ristorante. La maggior parte nel giorno di Pasquetta farà una gita fuori porta e però c'è una consistente percentuale di persone che vanno anche a fare le vacanze. Io vado fuori a 3 giorni. 3 giorni, dove? In Slovenia. In Slovenia, con la famiglia? Sì, mia moglie. Ha già prenotato? Sì, già prenotato a posto. E la crisi allora non la sente? Una volta all'anno ne avanza qualcosa della pensione. E lei? Anch'io forse vado via insieme con loro. Ah, anche lei in Slovenia quindi? Sì. Vado a fare un giretto perché tanto sono solo, sono senza moglie, allora con mio cognato andiamo e per passarsi via, se no cosa faccio a casa da solo? Secondo l'indagine, comunque tra viaggi, uova di cioccolato, colombe e pranzi, i veneziani spenderanno quest'anno per Pasqua quasi 26 milioni di euro e domenica il 15% dei cittadini, circa 130.000 persone, andrà a mangiare in uno degli oltre 1.000 ristoranti e agriturismi della provincia. Gli altri si sono già organizzati per un bel pranzetto domestico. Per Pasqua che cosa farà? Agnello, guarda, sono già pronta. Con l'agnello? Sì, con agnello un po' di verdura, non so. Carne o pesce? No, carne. Insomma, largo alla tradizione, sperando che il meteo per Pasqua e Pasquetta ci sia alleato. Lei che cosa farà per Pasqua? Io sono ancora indeciso, dipenderà dal tempo.